Oh, cosa vedo nei miei occhi? Eh sì, ragazzi, siamo su Yakuza Kiwami. Faccio un video diverso dal solito, nel senso, di solito io faccio video o comunque sia legati specificatamente a una cosa, tipo Kingdom Hearts, nel senso faccio terra, comunque sia di video così a caso. Oppure faccio dei gameplay, dei playthrough, insomma, come ho iniziato a fare Kingdom Hearts un'altra volta, però genio io che mi sono messo a fare altre cose e praticamente non ho continuato. Comunque continuerò a breve, non vi preoccupate su questo. Niente, oggi avevo intenzione di fare un video su Yakuza, così mi era venuto in mente, perché non facciamo video? Dato che comunque era disponibile gratis col plus di questo mese, ho detto, beh, allora facciamoci un video così a random. Proviamo a fare delle missioni secondarie. Non farò un gameplay. Cioè, avevo intenzione di fare un playthrough, però sinceramente, non so a quanti ho. Cioè, potrebbe interessare. Perché comunque sia, questo è un gioco che praticamente non è ripetitivo. Perché comunque sia. Beh, oddio, non è ripetitivo. Cioè, bisogna comunque fare delle missioni. Vai là, uccidi. Uccidi, cioè, riempi di mazzate uno. Oppure vai là, porti delle cose agli altri, eccetera, bla bla. Ovviamente, come tutti sanno più o meno, i giochi della Yakuza sono comunque pieni di sottomissioni, cioè missioni secondarie, ma anche diciamo minigiochi. In questo caso vedete qua c'è Club Sega dove ci sono c'è il Mesu King che sarebbe un gioco. Non so se realmente esistente, non mi sono informato su di questo. Comunque è un gioco basato su delle carte scansionabili, per esempio un arcade praticamente, no? E ci sono. Vabbè, insomma, è meglio che ve lo faccio vedere che facciamo prima, no? Faremo giusto una missione. Ah, no, già, non è qua che bisogna andare per. Sì, è di qua, giusto. Eccoci qua. Siamo nel club. Club Sega! Genesis Dust! One Nintendo. Così a caso. Mi è fatto niente. Allora, praticamente, non so se adesso ho abbastanza carte per poter sfidare un altro giocatore. Ah, ok, perfetto, possiamo andare avanti con la missione secondaria. Praticamente già avevo fatto questa missione fino a dover battere tre ragazzini, sì, effettivamente questo gioco, come vedrete, lo gioco ai ragazzini, ma per il contenuto sto skippando tutto perché sinceramente non è che mi interessi più di tanto, sono missioni secondarie, quindi la storia non hanno, diciamo, un compimento. Però, insomma, se volete farlo per conto vostro, se vi scaricate il gioco, insomma. Io skippo tutto, poi magari mi rivedo la cosa da capo, magari non salvo, poi non so. Allora, è partita la missione secondaria. Secondaria. Ah, ok, praticamente. Se non mi ricordo male, prima, all'ultima parte di questa missione, dopo aver battuto il terzo avversario, praticamente avevano. Era venuto un ragazzo, un signore, che aveva detto che praticamente ci stavano altri ragazzini che stavano giocando nell'altro arcade che vi ho fatto vedere, che si trova qui. Che si dice siano molto più bravi di quelli che stanno qui. E quindi noi dovevamo però collezionare abbastanza carte per poter sfidare questi nuovi avversari. O almeno è quello che diceva quel ragazzino diciamo con il camice da dottore, letteralmente, perché si chiama il professore del Mesu King. Penso quando se la tirano sui giapponesi comunque. Ok, vediamo subito. Ecco qua, siamo arrivati. Penso sia questi ragazzi di prima, sì. Siamo pronti per giocare a Mesu King. E mo vedete subito cos'è il Mesu King. Allora, praticamente è la morra cinese, però con un twistone di quelli esagerati. E mo vedrete. Allora, ecco appunto. Allora, già come dire, dalla silhouette potete vedere i contenuti di questo giochino. Allora, ecco qua. Allora, perfetto. Vabbè, lasciando le pose poco consuete, sto video. Io non c'ho la monetizzazione perché non c'ho abbastanza iscritti nel mio canale. Però nel caso l'avessi avuto, ma fonda, era proprio. Disinstallati dalla vita perché non ti diamo nemmeno un soldo. Allora, scegliamo una che diciamo è decente. Allora, praticamente, dicevo, questo praticamente è un gioco basato sulla morra cinese. Come vedete, ogni carta ha di base
cioè, diciamo, il suo punto di forza di questa carta è una carta pugno, per sasso praticamente. A 180 di forza, perché insomma è bilanciato in base a tutte le statistiche, no? Poi c'è il super attacco, questa c'è il super attacco Omni Choke. Ognuno poi vede le statistiche, c'è Striking, Grappling, Throwing e Technique. Ovviamente ognuno di loro, per esempio Striking è legata al pugno, cioè al sasso, Grappling è legata alla forbice e Throwing è legato alla carta. La Technique invece è praticamente un altro valore che però fino adesso non mi è stato spiegato. Dovrebbe essere qualcosa legato al tipo di carta che puoi equipaggiare, perché dopo che tu hai preso la carta principale, ci sono anche altre carte che puoi equipaggiare in base al tipo, cioè tipo a sasso, tipo forbice, tipo carta. E deve anche essere comunque compatibile con la carta principale. Per esempio, questa è una carta compatibilità triangolo, vuol dire che non è compatibile con la carta che abbiamo scelto noi. Invece questa, per dire, lo è molto perché ha due cerchi. Vediamo. Quella più diciamo consigliata per questa carta dovrebbe essere questa. Ok, per poter usare questa carta dovrei vincere diciamo un turno di Morra Cinese quando scelgo il pugno. E l'effetto è, c'è scritto sotto, non, cioè l'avversario non può usare attacchi finali. E questo diciamo è più una carta utile per quando hai poca vita e l'avversario gli manca solo un attacco. Di solito in questo gioco l'IA è, cioè, come dire, incentrata su farti gli attacchi migliori che hanno alla fine quando tu stai là per schiattare. Non vorremmo arrivare fino a quel punto, perché vuol dire che hai perso tecnicamente. Però diciamo, dai, per una volta proviamo, potrebbe anche funzionare. Ecco, questa per esempio con le forbici potrei usare Finish Time. Ok, questa carta la dovrei usare al decimo conteggio per avere la massima potenza dell'attacco. Però non è consigliato, almeno da quello che ho provato, perché insomma è più a tempo, non mi va più di tanto. Potrei anche sbagliare, di conseguenza, menz. Ok, e niente, questo è un attacco base, 20 di tecnica. Aumenta 8 diciamo, alla presa. Prendiamo questa. Era anche quella più compatibile. Ok, questa invece. Questa recupera la vita dopo che hai perso il turno. Può essere utile nel caso hai Lily che prende stai per schiattare. Però, insomma, non è consigliato secondo me. E invece questo praticamente è un attacco base. Semplicemente un attacco che potresti fare normalmente. Non ho attacchi finali in questo punto, diciamo. C'è il finish break, però quello non è, diciamo, un attacco finale. E niente, dovete vedervi ste cose, no, io schippo. E basta, sono delle donnine che sono degli insetti e fanno wrestling. E quindi è bellissimo, e quindi è meglio della vita proprio. Allora, questo c'è l'attacco con le forbici. A mente lucida dovrei già mettere il pugno. È qualcosa che faremo. E infatti, vedi, è molto facile intercettare. Cosa fa questa mossa, però? What the? E gli ho bloccato la finisher. Quindi, nel caso volesse farmela, non può farmela. E infatti, vedete, ha le forbici bloccate. Quindi, l'unica cosa che può fare è scegliere o sasso o forbice. Ora, io ho scelto sasso, quindi mi sceglierà sasso, infatti. Palese. Che era scontato che cioè, avessi dovuto scegliere forbice, ma io siccome sono più furbo, non lo scelgo. Ok, adesso potrebbe aver scelto di nuovo forbice o carta, però non mi fido. Sceglio. Ah, merda, Purtroppo non è facile. Dopo un po'. Però dice, è talmente facile da capire, lo so. Intanto però va fregata. Ora, cosa fa? Di nuovo forbice? Sasso, pareggio. Quando c'è il pareggio ognuno di noi perde un po' di vita, non tanto, un poco. Potrei prendere a mio vantaggio nel caso lei fosse lì lì per schiattare. Adesso ho fatto forbice per. Ah! Mi ha ammazzato di nuovo. Vabbè, dopo questa. Dopo questo.
Combattimento non ne facciamo più. Che sinceramente c'è molto altro da vedere su sto gioco. Mo sceglie pure. Volevi. Adesso lei sceglierà pugno. Per forza. Lo sapevo. L'intelligenza artificiale purtroppo non è molto intelligente, scusate il giro di parole. Il gioco di parole, però è così, la verità. E niente, funziona così in Mesuking. Dovete vincere a morra cinese usando le carte, trovando le carte in giro, perché le carte si trovano in giro, diciamo, la mappa. E niente, adesso parlano, bla bla bla, ciuccia. Non è bene, ci interessa. E poi Kirio è tutto un omaccione, no? Tutto uno ex Yakuza, no? Ma non vi voglio spoilerare la roba, però insomma. E ci ha dato una carta, giustamente, perché tu vinci e loro ti danno le carte. Ah sì, ci sta anche. Puoi giocare a questi, veramente. Puoi prendere i pupazzi giocando alle macchine per prendere i pupazzi, insomma. Non so come si chiamano in italiano. Non mi viene mai la parola. Mannaggia, mi sto perdendo. Cosa stavo dicendo prima? Vabbè, chi se ne frega. Insomma, andiamo avanti, facciamo altre missioni perché veramente questo è ridiculous. Per citare Harry Potter. Allora, cosa possiamo fare? Questa dovrebbe essere un'altra missione, andiamo subito, cos'è? Vabbè, ehi, togliti la mia via. Vabbè, non essere una puttana fredda, nel senso, vabbè, non essere così fredda. Ok, praticamente questo ha perso tutti i soldi al pacinco e vuole i soldi che lei gli dovrebbe dare adesso. Vabbè, ma ovviamente lui dice che cazzo vuoi e se damo di botte. Ok, adesso vedete il gameplay, che è la parte più bella del gioco ovviamente. Praticamente un beat'em up, però in terza persona, sentiamo. In uno spazio aperto, nel senso, se di solito i beat'em up sono in due dimensioni, qui invece c'è proprio libertà di movimento in quello che fai. Ecco. Ok, adesso lui dice che non ci conosce, ha detto che non dovevamo inserirci nel problema. E adesso lui si scusa perché giustamente si scusa per una cosa che gli ho detto io di fare, comunque vabbè. Bello il coltellino svizzero. Giun-chan! Giapponese! Yamete! Che urlo! Madonna, manca. Guarda quanto è tesa la situazione! Proprio. Oh, fermate! È arrivato Chiki-chan, attenzione! La madonna! Judo, what the fuck? Calmo! No! Per un coltellino! Ma quello mi ha spaventato, dice che lo sta per uccidere. E lui dice questo uomo ha bisogno di essere rigoso, cioè ha bisogno di capire che ha sbagliato. E quello, no, ma se vedi che è tutto finto, se sbaglia. E sta piangendo lei, ma come sta piangendo? Ma si calmi, signorina, non sta morendo. E ovviamente arriva la pulizza. La pula. Ecco, quello adesso quest'uomo ha capito che lui, cioè Kiryu, stava con lei e sto Cristo qua gli stava dando fastidio. Ok, sto a posto, sei ferito? No! E ovviamente lui è, cioè Kiryu ha detto, è un problema tra amanti. Ecco, mo ha detto la colpa a noi. Ecco, mo ci vuole in caserma. Bello. E mo ha detto, possiamo andare insieme. Questo qua mi puzza. Eccola. Abbiamo sbagliato entrambi, ora dobbiamo andarci a prendere le nostre conseguenze. A renderci le conseguenze. Che cosa stai dicendo? Era, vabbè, difesa personale, quindi non devi correre. Cioè, non devi scappare. Solo è peggio. Scappare. Un uomo leale. Oh, per sportsman.
può essere l'uomo comunque leale, forse intendessi quello. Non scappa mai dal suo destino. Che qualcuno mi può dare la versione corretta. E mo dici tu quello che è successo. Vabbè, bla bla bla, ha causato un sacco di problemi. Mi ha detto che lui ha picchiato al punk. Al teppista. Molto, molto dispiaciuto. Bla bla bla, insomma, abbiamo capito. Possiamo andare avanti? Ecco, mo, cosa si vogliono combattere in modo leale. Scappa perché giustamente l'ha riempito di mazzate prima. Però comunque le missioni sono abbastanza cauci, nel senso io adesso per il video non metterò a leggerle con calma, però cerco di capire più o meno quello che sta succedendo, ma vi consiglio caldamente di poter di almeno leggere e di capire al massimo quello che sta succedendo per non perdersi nella missione, nel senso perché potrebbe anche capitare che loro ti dicono cosa fare, tu non leggi e quindi non sai come andare avanti. Più o meno, però insomma, non capiresti molto. Che fammi capire che vuoi. Ah, questo è, diciamo, è appena arrivato in città, insomma, vuole capire. Non conosce niente, quindi vuole conoscere il posto, no? È un turista, quindi yam ya yam 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 ya, andiamo a mangiare. Vuole mangiare, quindi andiamo a mangiare. Sì, I'll take everything, ok. Mata mata. E la Madonna, vuole una quantità di carne pari alla massa di una mucca, cioè cresciuta al pieno della sua età. Ma fonna! È una bestia quella, perché c'è il mascellone? Cioè, la testa è sproporzionata in testa, cioè, a paragone con la mascella, e la mascella è enorme. Ok, adesso vuole bere, giustamente. Ma come? Aspetta. Ah, beh, intendesse bere drink. Chi? No, non avevo capito. Vuole andare in un gabare. Perfetto, portiamolo in un gabare. Siamo al Jewel. Ecco qua. Donnine! Ovviamente, le donne... Non so se è normale, però in Giappone... Da quello che sto guardando in questo fottuto gioco, tutte le donne correlate al mondo del cabaret, cioè, diciamo, quelle che saranno nei locali notturni, ho capito che questa, diciamo, Yakuza è ambientata in una zona del Kamurocho, no? Dove, cioè, è una zona a luci rosse, quindi va bene, le donne, insomma, si comportano in una certa maniera, però non, mi sembra strano, sono tutte... Tutte le cose che... Oh, quanto sei bello! Oh, quanti soldi hai! Oh, così! Oh, con là! Cioè, possibile che in Giappone veramente si comportino così le donne? Perché se veramente in quella maniera... boh! Cioè, io capisco che i giapponesi sono strani. Ok, adesso vuole andare in un posto... che piaccia a un uomo che fa judo. Ovviamente voleva andare là. Cioè, era scontato, ma vedete perché... Perché la sedanno è di brutto. E mai se posso darla mo attivo l'altra missione. Quindi no, non è quello che voglio. Prendi qui c'è un vecchio, no? Che sembra tipo il sensei di Karate Kid. Che ha iniziato a dire a Kiryu: tu eri un dragone, adesso hai perso tutto. E infatti c'avevo ragione. Eccolo là. Vabbè. Mo inizia a dire: bravo, non pensavo avessi potuto battere Buster. Buster praticamente che Kira, un nero giapponese gigante con la voce tutta proprio, capito, proprio razzismo a livelli estremi. Vabbè, adesso inizia a dire che non sapevo che eri bravo a combattere, però non pensavo fossero, cioè non pensavo fossi talmente bravo, capito? E gli sta succhiando il cazzo di una Maria Paglia. Comunque vabbè, a parte gli scherzi, adesso mi inizia a dire potresti diventare ancora meglio. Ah, lui si chiama Komaki praticamente. E adesso sono suo studente. Sotaro Komaki. E presumo che lui adesso mi insegnerà a combattere meglio. No, cioè perché già so combattere però.
La tecnica che ci insegnerà sarà il Komaki Shotstopper, quindi presumo sia una tecnica per poter parare i proiettili. Dato che in questo gioco ovviamente i proiettili se ti prendono ti fanno male, nonostante tu ti pari, insomma. Così come le lame, insomma, tutto ciò che è affilato. Ok, questo è interessante perché ci insegna qualcosa che di solito non avremmo potuto imparare normalmente nel gioco. Hanno delle pistole finte, ovviamente. Okay. Il Komaki Shotstopper è un'azione, una hit action, vabbè, non traduciamolo, va. Che può essere usato per disarmare un nemico che ha, beh, una pistola o un fucile. Premi triangolo vicino a un nemico con una pistola per usarlo. Ah, ok, proprio un'azione speciale. Ok, perfetto. Ma poi la pistola la prendo io. Oh, cazzo, ho preso un calcio. Non volevo. Perfetto, questo è molto utile, mi servirà molto. Perfetto! Ok, e praticamente abbiamo imparato sta mossa, no? Perfetto, ci servirà, lo so, ci servirà molto. Chotto Sagara! Oh no! È un'altra missione. Questo ci ha fermato perché giustamente sembriamo sospetti. Il tipo con gli scheletri nell'armadio. Vuole fare un deal, cioè vuole fare un accordo. Cioè, i poliziotti corrotti qua, vergogna. E mo vuole i soldi. Non ti pago. Ma fanculo, poliziotto corrotto. Ovviamente arriva qualcun altro lì. Ti metto in riga! Questo è un altro Yakuza. Ah, un finto poliziotto! Beh, non l'avevamo capito mai, guarda. Ovviamente mo li vuole menare mazzate potente, giustamente. E adesso inseguiamoli. Ma di che cosa? Ma a me non me ne frega un cazzo. Se vuole morire, morisse. Ma non me ne può fregare di meno. Madonna. Vabbè, va, seguiamole, va. Si sa mai. E adesso dobbiamo cercarlo. I messaggi quelli belli. Andiamo. Eccolo. Yes! Botte, botte, botte! Ovviamente su Yakuza ci sono anche diversi stili di combattimento. C'è Rush, c'è Beast, che sono attacchi lenti ma potenti. E infatti, due colpi e schiattato. Aveva poca vita però, insomma. Adesso ovviamente vuole essere risparmiato. Minchia, 70.000 yen, grazie! Cioè, allora, noi europei che abbiamo l'euro come, diciamo, come moneta corrente, no? Quando vai a leggere ci sono 1.400 yen, 400.000 yen che hai, pensi, ma quanti soldi ho? Ma in realtà no, perché 1.000.000 di yen corrisponde a 7.500 euro, quindi di conseguenza io dovrei avere intorno a quasi 8.000 euro, se non qualcosina in più, che sono pochissimi, perché insomma 8.000 euro non sono tanti, madonna quanti ne sono, però insomma non sono nemmeno sta grande cifra. Io non dicevo, madonna, 1.470.000 yen è tanta roba per un europeo, per un americano, però per un giapponese quella somma è irrisoria probabilmente, anzi sinceramente non mi sono mai informato, però non so quanto sia, diciamo, lo stipendio minimo di un giapponese. Potrebbe essere interessante, potete imparare cose che non so. Attenzione, questi mo se vogliono menà. Corri, 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 bello. Che dobbiamo finire l'episodio. Dobbiamo finire l'episodio. Ci sono anche altre cose da far vedere. Dobbiamo far vedere almeno un'altra cosa. C'è il bowling. Fonda.
C'è il baseball. Si gioca a Tris baseball, veramente, non scherzo. Devi fare. Devi mettere tutti i quadrati. Guarda che roba qua. Profonda! C'è il biliardo. Volevi. E ci sono perfino le freccette. Ma guardalo, fiero proprio. Poi ovviamente ci sono anche altri giochi, cioè, ovviamente ci sono. C'è il casino con poker, comunque sia blackjack, insomma. C'è anche il baccarat, immagino, baccarat, non vedevo il baccarat da secoli. Ovviamente non è che io sono un gran giocatore d'azzardo, anzi, personalmente io non, diciamo, non apprezzo proprio il gioco d'azzardo. Sono negato, nel senso, la fortuna mia è pari a quella di uno sfigato, quindi cioè, potete capire benissimo il livello. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, è stato un video un po' diverso dal solito. Ovviamente non so se porterò altri video su Yakuza, probabilmente sì, perché il gioco mi piace tanto. Volevo provarlo, perché sinceramente non avevo mai giocato un Yakuza prima d'ora. Approfittando del fatto che comunque sia avessero messo gli Yakuza sul Plus, allora ho detto a me, dai, perché non provare? E infatti non sono rimasto deluso. Probabilmente comprerò anche gli altri titoli quando usciranno rimasterizzati per la 4, ovviamente. Sin da del 3, 4 e 5. Ovviamente proverò il 2 e il 6 quando potrò. E niente, spero il video vi sia piaciuto un'altra volta. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciate un like. Commentate anche se volete, cioè, per me è differente. Se vedo un commento rispondo, altrimenti naus. E ci vediamo al prossimo. Non lo sapevo, non sapevo se si fermasse a fumare sigarette. E niente, ci sia a tutti. Ciao!